Caldo estremo. È con queste parole che l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Copernicus e dell'Organizzazione Meteorologica dell'ONU, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, definisce i devastanti effetti del cambiamento climatico che vede al centro il continente europeo. Qui le temperature sono aumentate a un ritmo doppio rispetto alla media globale, evidenzia lo studio. Nel 2023 il vecchio continente ha raggiunto un numero record di giorni di stress termico elevato, in cui il calore percepito ha superato l'equivalente di 46 gradi, ondate di caldo ma anche eventi estremi. 2 milioni di persone sono state colpite da inondazioni o tempeste. Una grave siccità si è abbattuta sulla penisola iberica e nell'Europa orientale e uno dei più grandi incendi della storia del continente ha devastato 96.000 ettari di terra in Grecia, nei pressi di Alexandropoli. Disastri che hanno causato la morte di 151 persone e sono costati 13,4 miliardi di euro, l'80% attribuibile alle inondazioni avvenute in un anno, caratterizzato da precipitazioni ben superiori alla media. Fenomeni che non solo hanno reso il 2023 l'anno dei record, ma hanno anche avuto impatti devastanti sui ghiacciai alpini, che hanno perso circa il 10% del loro volume residuo. Madre Terra sta chiaramente sollecitando un invito all'azione, sottolinea l'ONU. Gli ecosistemi supportano tutta la vita sul pianeta. Il ripristino di quelli danneggiati aiuterà a porre fine alla povertà, a combattere il cambiamento climatico e a prevenire l'estinzione di massa, ma ce la faremo solo se tutti daranno il loro contributo.